Il Milan per salvare la stagione, la Lazio per vincere dopo 40 anni un'altra Coppa Italia, la prima nell'era Cragnotti. Il Milan con Weah e Savicevic, la Lazio con Casiraghi e Mancini. All'andata, gol di Weah all'ultimo minuto, al ritorno si gioca all'Olimpico davanti a 70.000 spettatori, 7.000 dei quali milanisti. Treossi è il primo arbitro a scendere in campo dopo i veleni di Juve-Inter. In palio 100 milioni a testa ai giocatori della Lazio in caso di vittoria, soltanto si fa per dire 50 quelli del Milan e si vede che per Berlusconi è un momentaccio. La partita si avvia pimpante, subito pericoloso Nedved, autore della prima vera azione da gol. In tribuna il pubblico delle grandi occasioni, grande equilibrio a centrocampo, Nesta superstar, Kluivert in campo al posto di Savicevic. Il gol del Milan arriva in apertura del secondo tempo, Albertini su punizione e la palla finisce in rete. Uno scossone per la Lazio che segnerà ben 3 gol nel giro di 10 minuti. Il pareggio grazie a uno strepitoso Mancini che mette, così, la palla sui piedi di Gottardi. Ancora Mancini per Gottardi, fallo di Maldini e Treossi, per non saperne leggere né scrivere, il rigore lo dà e Jugovic lo segna. Ma per vincere alla Lazio serve un altro gol e si vede. Ed eccolo il terzo gol, arriva da Alessandro Nesta con la complicità della difesa milanista. Fallo di Maini su Fuser, litigano Fuser e Desailly, Treossi, sempre per non saperne leggere né scrivere, li manda a casa tutti e due. La Coppa Italia edizione numero 50 invece va alla Lazio, che coglie il primo obiettivo di una stagione davvero spossante.